conclusione ad altissimi contenuti. Spica. Verso Cuffo. Prova a girarsi Cuffo. Passaggio verso Ilner. Chiama palla, riceve Lichtsteiner. La conclusione di Lichtsteiner. Attenzione Alex Frey, conclusione. Palla e gol. La Svizzera va in vantaggio. Con chi? Naturalmente con Alex Frey, che quando gioca lì, quando gioca in area di rigore, il gol è... Ecco che andiamo a rivedere il tiraccio di Lichtsteiner, il tocco così quasi fortuito di Hugen e poi naturalmente la zappata vincente di Alex Frey. Gol numero 36 nazionale per il capitano rossocrociato, che rimane un giocatore così, prendere o lasciare per molti. Punizione battuta. Attenzione alla deviazione, palla in gol. Si va sull'1-1. La rete firmata da Ivanovs. Addirittura l'1-1. Ecco che andiamo a rivedere. Su Ivanovs non chiude nessuno, sono lì in tre. Cuffo. Cosa dire Marco? Gli ultimi tre gol che abbiamo preso pesantissimi, sia quello sia Murgo, sono tutti due. Tutti. Distrazione colossale. Su un calcio di punizione, poi da posizione non certo particolarmente felice. Ora Alex Frey, la deviazione, palla e gol, segna Cuffo, ritorniamo immediatamente in vantaggio sul calcio di punizione di Alex Frey. E chi segna? Segna Cuffo. E permetterci questi errori di concentrazione, cioè, a questi livelli. Oggi c'è la Lettonia, ma dovremmo incontrare adesso Israele, cioè la Grecia, poi ancora Israele, non si può sbagliare. Sì, e Lettonia per la prima volta davvero distratta nella fase difensiva.